chiamo Fatima Issa, vengo dal Ghana, sono 9 anni in Italia, ad Asti. Sono arrivata in Italia come vittima di tratta. Sono mediatrice culturale, mi occupo di vittime di tratta. Sono arrivata in Italia da un signore nigeriano. Ho detto volevo sapere il lavoro e ha detto dobbiamo lavorare su strada. C'è un'altra ragazza vicino e poi lei ha un volantino e lei mi ha detto questo numero sul volantino, chiama la mattina. Ho chiamato il numero e poi ha risposto Alberto, presidente di associazione Piamo Onlus. I ragazzi che abitano avanti da casa mia sono arrivati in Italia come vittime di tratta. It's me, Fatima. Quando partono dicono vieni a fare lavoro in ristorante, parrucchiera o fare la babysitter. Loro non vogliono andare sulla strada. Io mi sento di aiutare qualcuno che ha bisogno di aiuto. Quando arrivano in accoglienza, noi segnaliamo in questura, danno documenti. Con questo documento noi scriviamo a scuola. Faccio colazione alle 7. E tu, Glory, a che ora ti alzi la mattina? Io mi alzo alle 7. Brava. Io mi sento un esempio per le ragazze. Io sono come te. Io sono venuta come sei venuta. Io ho cresciuto perché non sono andata sulla strada, ho cercato di imparare la lingua, ho cercato di trovare documento e trovare lavoro. Le ragazze tornano a fare prostitute perché se non pagano minaccia la famiglia. Non hanno soldi e allora se non hanno lavoro tornano sulla strada. May you look at the friends you make. Because Asti, they will make friends with you and later they will narrate you. Somebody who is calling you, come, oh, come, come, come. That day you people saw them on the road. It's very important now that you people don't have anything doing. You'll be going to the school. Without the Italian language, you can't get any work. Casa mia aperto. E se qualcuno vuoi parlare con me, può venire quando vuoi. Quando guardo, vedi loro, sono molto contenta perché ci sono in casa. Nessuno è scappato.